cominciamo la carrellata dei relatori di oggi. Ricordiamo 8 marzo, festa della nonna, 2015. Siamo presso l'antico palazzo Rospigliosi a via Liberiana 21 a Roma. Allora, tra i relatori di oggi spicca la professionalità del professor Dario Apuzzo, al quale chiediamo gli elementi del suo intervento di questa giornata in omaggio all'arte, alla bellezza e dunque alla donna. Esattamente, io mi occupo di riabilitazione, quindi parleremo di riabilitazione estetica, quindi un recupero della propria immagine, e parleremo quindi del binomio che finalmente si compone tra arte e medicina, perché riteniamo che la medicina sia veramente una forma d'arte e come tale vada trattata. Nell'ambito della mia materia, che è quella della riabilitazione, abbiamo individuato una riabilitazione appunto della propria immagine, che vuole essere un qualcosa di più rispetto alla semplice medicina estetica. Perché? Perché nella medicina estetica noi andiamo a trattare essenzialmente l'inestetismo. Invece quello che riteniamo sia fondamentale è il recupero della propria immagine e quindi un discorso più a 360 gradi che coinvolga anche un aspetto psicologico interiore e quindi un miglioramento dei rapporti relazionali, perché in fin dei conti riteniamo che ci si avvicini alla medicina estetica non tanto per risolvere l'inestetismo in sé per sé, quanto piuttosto per migliorare i propri rapporti, diciamo, relazionali con gli altri, quindi sentirsi a proprio agio in misura superiore rispetto a prima. Per cui noi proponiamo una serie di interventi che comprendono non soltanto dei piccoli interventi classici di medicina estetica, ma anche una valutazione della propria immagine nel complesso, per cui nella riabilitazione estetica noi inseriamo anche una valutazione del modo in cui ci si veste, in cui ci si muove, nel proprio standing, la propria postura, la nutrizione. Esistono quindi una serie di specialisti che vanno a costituire quella che è definita l'equipe di riabilitazione estetica, che è, diciamo così, diretta dal fisiatra. Siamo dunque lontanissimi da certi orrori che si sono visti all'inizio degli anni 80 e 90 e che hanno caratterizzato, insomma, anche gli anni passati, cioè ci stiamo allontanando da tutto ciò. Questi orrori si trascinano tutt'oggi, quindi sì, in effetti il concetto è proprio quello di, è come se noi andassimo appunto, tanto per fare appunto un binomio con l'arte, andassimo a restaurare un quadro cercando di mantenere intatta l'essenza di questo quadro, il significato, cioè quello che vuole esprimere, e quindi senza alterare veramente la propria immagine, la propria anima. Noi dobbiamo intervenire in maniera leggera, tanto quanto basta, per migliorare la propria immagine e la propria autostima. E quindi questa immagine che noi dobbiamo vedere riflessa nel sociale è quella che dobbiamo andare a migliorare. Mi è piaciuto molto l'esempio del quadro, anche perché siamo in armonia con quello che la giornata di oggi racconterà, ovvero arte e bellezza. Grazie professore. Grazie.